Da poco avete rilasciato i dati puri, senza le aggregazioni tra siti. Come è stato accolto questo dagli editori? L'operazione che abbiamo fatto di, come dire, di divisione o di messa in trasparenza di quelle che sono le audience possedute, quelle rappresentate, è solo, direi, un passo, che era doveroso nei confronti di un audioweb che in futuro, darà dei dati, sempre più, diciamo, più atomici e sempre più analitici, in maniera tale che poi sia il mercato e le piattaforme che si stanno sviluppando sul mercato che ad elaborarli piuttosto che noi stessi. Quindi noi sempre di più avremo il ruolo di big data provider, come si dice in termini tecnici. Il mercato ha accolto bene questa novità perché, oltre ad avere, a garantire una maggiore trasparenza, diciamo, fra gli stakeholders, gli organi di stampa e così via, consente di ancora una maggiore capacità di pianificazione, di scelta di quelle, delle cose che si vanno a fare e delle cose che si vanno a comprare. Quindi lei però quando parla di mercato parla degli investitori pubblicitari, gli editori come l'hanno presa? Ma devo dire che, a dispetto di quello che si è molte volte scritto delle apparenze, non c'è stata un'opposizione da parte di chi che sia fra gli editori dicendo no, questa cosa non si fa, o comunque una battaglia per non farla. Piuttosto c'è stata una cosa che ci ha comunque comportato un anno di lavoro, perché ci ha costretto a rivedere quelle che erano un po' tutte le regole di rappresentazione nel sistema. Quindi sapere quando, perché noi fino ad oggi ci appoggiavamo a un sistema sostanzialmente americano, quello della Nielsen, abbiamo dovuto incorporare nei processi ed essere noi a costruire una mini authority che giudichi, no, nel nostro team tecnico, fra il nostro tecnico, il comitato tecnico, il nostro consiglio di amministrazione e dirima i vari casi. Quindi abbiamo dovuto rifare un pezzettino della governance del sistema. Quindi un po' di complicazione, ma direi non opposizione.